Ragazzi, siamo nei giorni scorsi. Vi ho portato il video sul front lever, che tra l'altro, se non avete visto, andate a vederlo, anche perché l'avrò sbloccato, non l'avrò sbloccato, chi lo sa. Ma quest'oggi siamo qua per vedere i progressi sulla planche. Nello scorso episodio avevamo appena approcciato la planche straddle, quindi in questo video andremo a vedere, come sempre, il mio allenamento della settimana e alla fine i test col mio coach, più ci sarà anche una sorpresa, l'avete letto nel titolo. Ma ora andiamo in palestra e dai. Ok ragazzi, siamo in palestra. Come sempre, a proposito, ringrazio la palestra Asterix Club di Sasso Marconi per avermi dato la disponibilità per registrare. E noi iniziamo. Ok, procediamo con la planche full. Magari. Questa sembra una planche full, ma è una planche in sospensione, si chiama, dove la loop, anziché metterla nel bacino, come di solito si fa, si mette più indietro. In questo caso la metterò all'altezza caviglia. E niente, ovviamente va a scalare molto di più rispetto ad averla sul bacino. Di questo dovrei fare un 5 serie da 15 secondi per il momento. E più o meno la loop, vabbè, nella pratica toglie 7 kg, però considerando che nelle caviglie non so quanto è realmente. Ok, più o meno, è a contato a mente. Ok raga, siamo all'ultima serie. Vediamo se riusciamo a chiudere anche qua i 15 secondi. Comunque notate anche come mi sbilancio, perché è molto simile a uno stacco da lì, no? Ovviamente semplificato, dato che la loop sta dietro. E quindi, 3, 2, 1... circa. Beh, buono, sperando che la linea andasse bene. Come progressione potrebbe essere, anziché mettere la loop nelle caviglie, la mettiamo un po' più su, tipo a metà della tibia. Oppure beh, andiamo a scalare anche l'assistenza, molto easy. Ok raga, procediamo. Ho qua con me 5 kg e no, non devo fare né trazioni zavorate né muscle up zavorati. No, devo fare la planche. Vi faccio vedere. Allora, in primis piedi, come state vedendo, li sto mettendo sugli anelli. Molto particolare, lo so. Il mio coach mi fa fare esercizi che nessuno fa. Oh, però funzionano, perché sto migliorando un botto. Comunque, da qua andiamo in posizione di plank e ci sbilanciamo in avanti e poi ritorniamo, andiamo e torniamo. Easy. Comunque di questo per ora sto facendo un 5x6, dal momento in cui arrivo a un 5x8 riabbasso le reps, però aumentando la zavorra. Mi piace, è particolare. Tempo del maltesone tarocco. Tra l'altro qua mi ero preimpostato la progressione che sto facendo adesso nel vecchio video, quindi fare 12 secondi a meno 7 kg in straddle. E ragazzi, lì adesso vi faccio vedere. Dai, più o meno ci siamo. Primo esercizio complementare con i pesi del giorno. Stiamo parlando del Bayesian Curl, che facevo anche nello scorso episodio. Aumento importante del carico, perché da 6 kg adesso sono passato a 12. Anche quest'altro lo facevo nello scorso episodio, ovvero la pectoral machine, fatto a braccia tese, con un blocco in massima contrazione e negativa lenta. Non c'è stato un miglioramento incredibile, però nell'ultimo episodio facevo 27 kg, adesso 35. Bene raga, il giorno 1 di scheda è andato. Ci becchiamo al giorno 2. E come negli scorsi episodi, vi faccio vedere al volo come sta procedendo la verticale. Infatti nello scorso episodio avevamo appena approcciato lo slancio a una gamba e purtroppo non è che la situazione sia migliorata tanto, perché ok, riesco molto spesso ad arrivare in verticale. Il problema è che quando poi porto l'altra gamba in linea, in realtà perdo proprio la linea. Anche in queste serie che ho registrato, io dentro di me mi sentivo allineato, invece non lo ero. Purtroppo sulla verticale ho dei grossi problemi, è il mio tasto dolente, però vabbè dai, piano piano sono sicuro che migliorerà. Tra l'altro avevo iniziato ad allenare anche la negativa press. Vi faccio vedere giusto una serie, che anche qua rispetto allo scorso episodio non è che sia tanto meglio, forse leggermente più lenta. Comunque dai, vedremo tra qualche mese che succede. E quindi verticale vista, ora abbiamo i planche lean push-ups. Ho
Ho rivisto l'esecuzione, questo direi in scioltezza proprio, quindi sicuramente prossima volta lo proviamo su rialzo. Prossimo esercizio, ovvero le protrazioni in planche lean straddle. Questo tipo di esercizio me lo porto da tanto, iniziando dalla plank, poi passando a plank su rialzo, plank agli anelli, plank sugli anelli su rialzo, insomma ho fatto un sacco di progressioni e finalmente ora appunto siamo in planche lean straddle. Poi altro esercizio interessante, ovvero le alzate delle gambe al box, anche questo esercizio che facevo nello scorso episodio, adesso lo sto facendo zavorrato e con pochissimo recupero. Ovviamente bisogna cercare di stare sempre in hollow, bisogna emulare il più possibile l'alzata da lean in planche, sempre in straddle ovviamente. E quindi il giorno 2 è concluso, andiamo ora al giorno 3. Ok raga, siamo al giorno 3, si riparte dalla planche in sospensione e visto che l'altra volta siamo stati abbastanza bravi, andiamo a complicare leggermente l'esercizio. Allora raga, stessa assistenza del giorno 1, però nel giorno 1 la loop era qua e come vi ho detto anche in quel video, spostandolo un po' più su diventa comunque più complicato. Vi assicuro che la differenza c'è, infatti vediamo se riesco a tenerla sempre 15 secondi. Voglio rivedermi, ma è tanto più pesante, madonna. Ok raga, rivisto il video, come immaginavo, linea non bellissima, magari proviamo a mettere leggermente più indietro, tipo qua, una via di mezzo tra come era scorsa volta e come era ora, e vediamo. Ok, ho fatto pochi secondi, credo la linea sia decisamente meglio rispetto a prima. Va bene, dai, prossimo esercizio. Procediamo, ho qua con me i manovri da 10. Devo fare le alzate frontali che avevo anche nello scorso episodio, però stavolta ho l'alta schiena appoggiata. Ovviamente stesse attivazioni della planche, tutto uguale. Quindi partendo da 30 gradi, su e giù. Magari con dei mini blocchi. Tosto, eh? Qua raga, in sto periodo è da un mese che sono in deficit e la roba con i pesi, soprattutto così intensa, costa. Però va bene, di questo ho 5 serie da 6 colpi. Ok raga, anche il giorno 3 è andato, domani ci spetta l'ultimo, poi abbiamo i test, quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine e dai. Ok, giorno 4, verticale non ve la sto a far rivedere, tanto è la stessa roba del giorno 2, quindi ripartiamo dai planche push up su rialzo stavolta. Rialzo, beh, molto basso come vedete, partiamo così, poi piano piano anche questo lo alziamo, non bisogna correre. Comunque per ora partiamo da 6 reps, 5 serie da 6. Ok, mi aspettavo di peggio, vi dico la verità. Ho altre 4 serie, ma faccio da solo, ci becchiamo al prossimo esercizio. Ovvero il curl a martello da in piedi. Qua c'è stato un miglioramento importante perché da 14 kg adesso sono passato a 18 e presto passerò ai 20. Vi ricordo che questo serve per rinforzare il brachio radiale, un muscolo dell'avambraccio molto importante in planche. Raga, ci siamo. Giorno 4 andato, ci becchiamo adesso dal mio coach e vediamo i test. Tra l'altro lo faccio sia in front sia in planche, quindi in base al video che state vedendo, prima uscirà quello del front, tra qualche giorno quello della planche. Se lo state guardando in quello della planche, quello del front è già uscito, quindi andatevelo a recuperare. Dai, yeah. Signor Matte, buonasera. Buonasera. Siamo arrivati a tempo di fare i test planche, esatto. Front. Partiamo dalla planche? Partiamo dalla planche. Dai, mi riscaldo e poi direi di iniziare con qualche serietta già in straddle. Faremo un riscaldamento un po' prima di mobilità generale, attivazione, dopo... Sta parte sti cazzi. Ma fa culo. Ritroverti bene, ombelico al petto. Un po' di fatica allo stacco, eh? Sì, ho visto. Bravo, già meglio. Sì, sì. Meglio, meglio. Ok. Meglio. Bravo, schiaccia di... bene, sì. Vai, 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 vai. Sei in linea, quando sei sei in linea perfetta, effettivamente. Ti va bene con l'addome. È tutto l'addome, eh? Ti manca quello. E basta. Vai, vai, vai. Bravo, bravo, sì. Merda. L'hai aperto di lombardo. Troppo pesante, però. Dai, boh, sei in spalle giganti, cazzo. Oh, meglio. Bravo. Questo è molto meglio. Bravo. Meglio, 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 meglio. L'hai svaccata, l'hai aperta di lombardo. È che lo sento pesante giù. Meglio. Meglio. Bravo.
Sempre comunque un po' attiva di lombare, però sì, meglio. Sì, era sempre così. Accelera. Meglio. Bravo Fede, molto meglio. Sì. Meglio, l'hai aperta tutta di lombare in, per allinearti, però sì. Meglio. Regà, è un'uscita dal video che ancora non è finita. Vedrete anche alla fine una sorpresina senza loop. Mi raccomando, guardatelo tutto. Regà, test un po' fallimentare. Potevamo far di meglio. Fallimentare non esiste prima. No, però potevamo far di meglio. Potevamo far di meglio, però comunque non era facile scendere ulteriormente dopo anche tutto i giorni. Sì, calcolate che stiamo facendo sta roba subito dopo il mini wellness, ho mangiato un po' male, non ho fatto altri bisogni secondari, chiamiamoli così. Quindi tenteremo una propedeutica diversa che tendenzialmente è più facile, però Fede non la fa da un po', quindi vediamo un po'. Però secondo me, col fatto che in straddle ci sta anche abbastanza comodo per l'assistenza, bypassiamo lo stacco per fare da un open tuck una distensione in straddle. Ok, vediamo. Beh, magari può essere che così riusciamo a scalare ancora di più l'assistenza e non sarebbe male. Ma io sono sicuro che ci riuscirà. Dai, let's go. Fai un bello swing di bacino. Bravo. Bene. Bravo. Bellissima questa, ottimo. Grande. Facilissimo. Così quanto siamo quindi? Saremmo circa 7 kg. Ragazzi, non è male. Da open tuck a straddle. Basta che la fai bene. Com'era? Un po' pesante, però sì. Dai, ci eri arrivato. Secondo me potevi tenere un pelo di più. Sì, però sì, però non sapevo com'ero di attivazione. Ok, raga, riproviamo perché non l'ho sentito male prima, però posso fare meglio. Bravo, sì. Sì, ottimo. Potevo andare avanti. Bravo. Dai, non aver paura. Sei indeciso. Basta. No, sono stanco. Ok. Ok, raga, eccoci qua, primissimo tentativo di planche straddle libera. Non ce l'avrò sicuro, ma vediamo. Ma aspettavo peggio, sinceramente, quindi top, prossima volta si sblocca. Raga, sono contento di come è andata la planche. Soddisfatto anche tu? Sì, decisamente. Dai, perché siamo appesi alla sbarra? Così, per cambiare un po', facciamo l'outro da qui. Matte, ti ringrazio. Dammi un piacere. No, scivolo, Io non ho la magnesite, non è valido. Vabbè, dai, ragazzi, ci vediamo alla prossima, sperando di avere la planche straddle prossimo. Beh, perché no? Dai. Magari anche qualche sviluppo sul front. Esatto, dai. Un wide, un pull up. Ragazzi, alla prossima. Alla prossima. Io non lo faccio il front, però.